Questa polemica sui vaccini è davvero incredibile. In questo paese non si può più discutere. Se un medico ha dei dubbi sull'utilità dei vaccini, viene radiato dal suo ordine. In pratica è come se avessimo istituito una nuova sorta di vilipendio, questa volta nei confronti del vaccino, appunto. In pratica è come se dalla Costituzione della Repubblica avessimo cancellato la libertà di cura. Ora, io sono una persona di media intelligenza, credo che i vaccini si bisogna farli, l'ho fatto anch'io a dicembre, ad esempio quello contro l'influenza, anche se non è stato oggettivamente dei migliori perché ancora mi porto e si sente questa tosse e un po' di influenza addosso, ma può succedere in una determinata stagione, però tutti quanti che fanno una specie di caccia all'untore, per cui se discuti l'obbligo della vaccinazione, addirittura in cambio della frequenza all'asilo, è qualcosa di indecente, vieni messo all'indice, vieni accusato di voler far morire i bambini, che contagiano i loro amici nelle scuole. Allora viene facile dire, ma se il tema è l'accesso ai servizi pubblici come gli asili o le scuole, e per quale motivo allora non dobbiamo evitare che salgano su un autobus se non si sono vaccinati? Anche quello è un servizio. Allora, è chiaro che è un paradosso portato all'estremo, però non bisogna esagerare. Io credo che lo Stato faccia bene a dire sì alle vaccinazioni, ma debba convincere i cittadini, non obbligarli. Perché con l'obbligo poi viene il sospetto, con la radiazione di un medico, quel sospetto rischia di diventare certezza. Chi state favorendo? Chi volete favorire costringendo tutti a farsi il vaccino? C'è forse un'epidemia in corso? Ecco, su questo noi abbiamo il diritto di porre delle domande e lo Stato, le istituzioni hanno il dovere di dare risposte precise. Lo dico anche al ministro Lorenzin. Se ci fosse un'epidemia, una pandemia, il rischio segnalato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, io sarei il primo a dire obbligatoriamente vaccinate, ma non è questo il caso. Allora facciamo una campagna informativa di comunicazione per dire ai cittadini che vaccinarsi magari fa bene, ma non costringiamolo, non facciamolo spacciare come obbligo, perché diventa qualcosa davvero lesivo della libertà delle persone. Libertà di cura è un principio, è un valore e non è negoziabile.